Eccoci qua per un nuovo episodio di Tech Tales. Mi presento, sono Adriano Magistà e nell'episodio di oggi parleremo di privacy e GDPR, nello specifico degli approcci al trattamento dei dati in azienda. Li abbiamo identificati in tre tipologie: difensivo, espansivo e valorizzazione dell'azienda. Vista l'importanza e la complessità dell'argomento, vado a presentare subito gli ospiti di oggi. Saranno con noi la dottoressa Pamela Campobianco, CEO e founder di Fidev. Ciao Pamela. Ciao Adriano, ciao a tutti. L'ingegner Claudio Borrello, Fintech Specialist. Ciao Claudio. Ciao Adriano, buon pomeriggio. E mentre lo special guest di oggi sarà il dottor Massimo Borgobello, co-founder dello studio legale associato BCB Law. Massimo si è laureato all'Università di Udine e dopo la laurea ha conseguito un master che ha concluso nel 2009. Nel 2013 ha pubblicato la sua prima monografia dal titolo L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni. È stato invitato come relatore a numerosi convegni sul tema delle intercettazioni, anche con relatori di rilievo nazionale e internazionale. Dal 2013 al 2019 è stato dapprima presidente della sezione di Udine, successivamente membro della giunta nazionale ed infine vicepresidente nazionale della AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati. Attualmente il suo focus professionale è rivolto alla compliance aziendale, al diritto penale d'impresa, dalla tutela dell'imprenditore, sia dal punto di vista processuale che sotto il profilo della consulenza preventiva, in particolare in materia di privacy, antiriciclaggio ed impostazione di modelli organizzativi. Molto bene, passiamo dunque subito alla discussione di oggi e passo la parola a Pamela. Prego, Pamela. Grazie, grazie Adriano. Sì, come introduzione bisogna dire che l'evoluzione della società e il progresso tecnologico hanno portato un grande cambiamento nella gestione dei dati personali. L'entrata in vigore del GDPR ha reso indispensabile per le aziende proteggere i dati dei loro clienti e tutte le parti interessate. Infatti il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, cioè il GDPR, disciplina il modo in cui le aziende e le altre organizzazioni trattano i dati personali. È il provvedimento più significativo degli ultimi 20 anni in materia di protezione dei dati. La legislazione punta a dare a ogni individuo il controllo sull'utilizzo dei propri dati, tutelando i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Con questa finalità stabilisce i requisiti precisi e rigorosi per il trattamento dei dati, la trasparenza, la documentazione da produrre e conservare e il consenso di ogni utente. L'entrata in vigore appunto del GDPR ha reso ancora più fondamentale per le aziende salvaguardare la protezione dei dati e dei loro clienti e più in generale tutti gli stakeholders aziendali. In ogni momento, informandoli puntualmente su come i loro dati sono utilizzati e condivisi. La filosofia cardine del nuovo GDPR è la accountability, cioè la responsabilizzazione per tutte le fasi del trattamento dei dati. Appunto, con questa introduzione vorrei chiederti, Massimo, cosa si intende per trattamento dei dati e qual è l'approccio difensivo, appunto, dei dati, dei trattamenti? Bene, grazie molto dell'invito, buon pomeriggio a tutti, anche all'amico Magistà che ci ha lasciato in questo momento. Il trattamento dei dati è qualunque attività che comporta il fatto di utilizzare in qualunque modo un dato relativo ad una persona, quindi un dato personale. Naturalmente, mentre in altri paesi dell'Unione Europea la compliance era già pronta prima dell'entrata in vigore del Regolamento Generale sulla protezione dei dati a maggio 2018, in Italia ci siamo trovati il giorno dopo a dover iniziare ad adeguarci.
Questo naturalmente vale, diciamo, per la maggioranza delle aziende, quelle più strutturate invece avevano già iniziato ad operare. Qual è il problema? Che effettivamente una piccola azienda, il tessuto italiano, piccola impresa, microimpresa, poco percepisce il problema del trattamento dei dati, perché li gestisce prevalentemente per la propria operatività corrente. Chi invece opera ormai sempre di più e in maniera esponenziale dal 2020 sul mercato online invece ha dovuto adeguarsi in maniera molto più rapida e molto più significativa soprattutto. Quindi abbiamo un livello magari di compliance ancora lontano da una percentuale importante nel nostro paese, nonostante si sia ormai a 3 anni dall'entrata in vigore del regolamento generale. Il regolamento generale viene emanato prevalentemente come tutela significativa, perché il diritto alla tutela dei dati personali è un diritto fondamentale stabilito all'articolo 8 del Trattato di Lisbona. Quindi un diritto che tutti i cittadini dell'Unione Europea hanno ed è un diritto che sempre di più diventerà protagonista del nostro ordinamento e dell'ordinamento europeo, perché di fatto ci sarà una compressione molto significativa delle libertà personali dove il trattamento dei dati diventa non tutelato. È di oggi la notizia della nuova normativa sulla privacy ad Hong Kong, che sta facendo scappare i big dei social network e anche di internet. Detto questo, per andare, come dire, ad un approccio più pratico, l'approccio di adeguamento alla normativa sulla privacy nazionale di tipo difensivo è tipico di quelle aziende che non operano con i dati in maniera dinamica. Cosa vuol dire? Vuol dire che devono necessariamente trattare dei dati solamente per operare correntemente nel loro mercato di riferimento. E quindi l'unica esigenza vera e propria che hanno è quella di evitare sanzioni. Quindi sarà importante adeguare, se non si è già fatto, e si sarebbe dovuto fare, le informative ai clienti, se necessario, le informative ai dipendenti, soprattutto il trattamento dei dati dei dipendenti e quello che può generare contenzioso nei confronti dell'azienda e della PMI in particolare, e poi, come dire, operare in maniera abbastanza tranquilla, però seria, su data protection, cioè dire, avere un'idea piuttosto chiara del fatto che i ransomware, per esempio, o comunque minacce di cyber security, incominciano a diventare significative. E questo impone di avere un approccio abbastanza strutturato, o almeno, come dire, prudente, a quelle che sono le minacce online, quando si utilizzano database informatici. Ormai il database informatico è quello predominante e quindi bisogna fare piuttosto attenzione, chiamiamola così. Quindi l'approccio difensivo spesso ingessa l'azienda, nel senso che si chiedono forse più consensi di quelli necessari, si opera per fare, come dire, una compliance piuttosto rigida e solamente per evitare questioni. Va detto che un approccio difensivo si può ottenere anche in maniera non rigida e tendenzialmente adattata alle esigenze aziendali, quindi prudenza, attenzione, senza però dover schematizzare troppo tutte le procedure. E quindi con la formazione degli addetti, con indicazione chiara dell'organigramma della privacy, con delle informative chiare visionate con una tempistica e con una verifica, come dire, costante della cyber security. Diciamo che alcune realtà hanno effettivamente bisogno di una compliance più rigida, perché la privacy potrebbe essere il rimandello d'ingresso per ispezioni per altre questioni come l'antiriciclaggio,
lì magari si può ragionare in maniera difensiva e tutto sommato pagare il prezzo, perché si traduce naturalmente in maggiori ore di lavoro uomo, di una compliance più rigida. No, certo. Infatti, a proposito di questo, si capisce bene che il primo stadio è quello dell'approccio difensivo, mentre è interessante anche andare a parlare magari di un'altra tipologia di approccio, quindi per esempio l'approccio espansivo. A proposito di questo, è possibile considerarlo anche un asset aziendale per la gestione, appunto, della privacy? Allora, la compliance è sempre un asset aziendale, nel senso che un'azienda che lavora con una compliance ben fatta è un'azienda che lavora meglio, lavora più sicura nei vari ambiti e lavora in maniera più efficace di solito. Diciamo che la valorizzazione del dato in sé, riguarda prevalentemente aziende che lavorano online, magari con i big data. E nel 2019, solo nel 2019, non ci sono ancora dati aggiornati, il mercato dei big data in Italia è stato di 1 miliardo e 700 milioni. Il che significa che se si agisce in maniera organizzata e nell'ambito delle regole del gioco, l'utilizzo del dato può essere un valore enorme per l'azienda. Naturalmente stiamo parlando di aziende che lavorano prevalentemente online, per esempio software house, soggetti che utilizzano app o che producono app, soggetti che lavorano sul mercato online. Sono esplose le blockchain. Questi soggetti naturalmente possono valorizzare il dato, ma devono avere una compliance molto molto attenta, con una catena di consensi abbastanza significativa rispetto invece all'azienda che deve solamente tutelarsi dalle sanzioni. Quando si deve utilizzare dato solamente per l'adempimento del contratto, non c'è una gran problematica di minimizzazione dei dati o di recupero di consensi. Quando invece si deve chiedere la più fine azione del cliente per verificare qual è il prodotto che gli interessa di più e quindi, come dire, collegare il suo device a determinate situazioni, e lì invece il discorso cambia radicalmente. Immagino, ormai sia capitato a tutti, questo è un esempio naturalmente noto e stranoto, di cercare, che ne so, una meta di un viaggio o un prodotto su Google e poi aprire un social network a caso e trovarsi le proposte sponsorizzate. Questo è l'approccio che valorizza il dato. Chiaro che invece la monetizzazione brutale, cioè la vendita dei dati dei clienti o degli utenti, diciamo, a terzi, è un elemento che viene ritenuto contrario alla normativa europea e nazionale, a meno che non venga effettuata con determinate cautele, tendenzialmente mediante informativa, mediante consenso recuperato e normalmente. Non voglio dire verso corrispettivo, però verso un qualche tipo di facilitazione. Per esempio, quando utilizziamo un'app, utilizzo di qualche bonus, di qualche credito nei videogiochi, per esempio. Questa è una cosa tipica dei ragazzi, però il mercato è in espansione pazzesca. Oppure una visione di video. Queste sono le frontiere della valorizzazione dei dati. Infatti, altri due principi introdotti dal GDPR, cioè la privacy by design, cioè che vuol dire qualunque attività o processo aziendale dove vanno concepiti e realizzati, pensato a come garantire la riservatezza e la protezione dei dati, individuando a monte eventuali rischi della privacy. È la privacy by default,
cioè ove le aziende devono trattare i dati personali solo nella misura necessaria per le finalità previste, no? Com'è possibile, come si può diciamo, implementare un approccio, appunto, o come si può implementare una privacy by design o una privacy by default nelle aziende, quali sono i ruoli e le responsabilità? Ora, l'approccio alla privacy by design può essere duplice. Prima di tutto, però, diciamo, si individuano i tipi di trattamento che vengono effettuati in azienda. Poi si individua l'organigramma, si fa una valutazione del rischio che può essere anche effettuata con quel mitico documento che è la DPA. Quello è un documento abbastanza evoluto per realtà che in alcuni casi ne hanno un obbligo, in altri casi lo fanno perché ritengono che sia comunque opportuno farlo. La DPA è un ottimo strumento per conoscere bene la situazione aziendale. Privacy by design è quell'insieme, diciamo, di fotografie della situazione aziendale, dei ruoli aziendali, dei trattamenti, delle modalità e degli strumenti che vengono utilizzati per trattare i dati e eventualmente, dove necessario, anche di policy. Può non essere necessario avere particolari policy, perché se il personale è formato, i ruoli sono indicati con chiarezza, ci sono magari degli schemi di contrattualizzazione sia per i responsabili esterni che è necessario ed è, come dire, default, ma anche per gli incaricati interni che potrebbero essere solamente formati, ma magari, come dire, indicando in maniera chiara al mansionario cosa devono fare, hanno delle indicazioni precise. A quel punto, la privacy by design potrebbe dirsi anche conclusa. Chiaramente, se si lavora online, se si lavora con dati, con un numero importante di dati, oppure con dati più rilevanti rispetto a quelli comuni, a quel punto la privacy by design va integrata necessariamente con delle policy che siano abbastanza, come dire, ben costruite, ben pensate. E a quel punto lì vanno, come dire, a intersecarsi con la privacy by default. Sì, veniamo un po', torniamo magari alla questione sempre del GDPR come asset aziendale, parlando di aziende, come si può valutare l'impatto della compliance GDPR nell'operazione di merger and acquisition? Beh, ormai è estremamente significativo. È significativo per molti aspetti, perché se la compliance non c'è o non è buona, si rischia addirittura di far saltare l'operazione. A me è capitato di fare una due diligence e di dare un parere negativo per la compliance. Era talmente minimale da esporre a rischi chi acquistava l'azienda. Perché naturalmente chi acquista poi sì, cioè al di là delle clausole di manleva comunque deve rispondere. Quindi già questo è un fatto. Poi c'è il problema che se si acquista e come dire, la compliance c'è o è malfatta, va rifatta e questo costo può essere un costo che va messo semplicemente nella valutazione di azienda, può essere un costo che viene ritenuto, come dire, eccessivo e quindi rende antieconomica l'operazione. Dopodiché c'è un punto, ed è un dato di fatto, molte aziende oggi vengono acquistate per il pacchetto clienti, più che per un asset di produzione. Se parliamo di aziende di servizi, questo è evidente, perché l'azienda di servizi di fatto è composta dalle persone che erogano servizio, ma oltre alle persone che erogano servizio c'è il mercato di riferimento e quindi il pacchetto clienti. Quindi è da capire se e come chi acquista può utilizzare il pacchetto clienti per finalità diverse rispetto a quelle che sono quelle previste dall'azienda che vado ad acquistare. Quindi io compro un'azienda di comunicazione, posso pubblicizzare il mio prodotto in via diretta con i clienti di questa azienda? E qua è da vedere fondamentalmente, perché c'è un legittimo interesse sicuramente di chi acquisisce.
che va bilanciato, bisogna fare delle analisi specifiche su questo. E poi si possono trovare svariati strumenti, nel senso che se l'acquisizione è per quote si possono utilizzare strumenti come i contratti di controtitolarità, se invece l'acquisizione totale forse si potrebbe bypassare, ma comunque un'informativa sicuramente al cliente dell'azienda acquisita va fatto. Va anche una reciproca, perché nel momento in cui si acquisisce un'azienda per vendere dei prodotti o servizi ai clienti, cioè ai clienti dell'azienda che acquista e non di quella che viene acquistata, bisogna fare la stessa operazione all'inverso, perché non necessariamente siamo in business units simili, no? Quindi quel passaggio va assolutamente valutato. Poi naturalmente c'è tutta la parte problematica dell'operazione di M&A, cioè nel momento in cui io faccio valutare la mia azienda o voglio valutare l'azienda di qualcun altro, cosa posso vedere e in che modo? Qui naturalmente, se devo cedere, devo minimizzare i dati che do, possibilmente utilizzare una piattaforma di legal tech che consenta di standardizzare i modelli in maniera tale da non far uscire i miei, fondamentalmente. E poi uno strumento principale è il non disclosure agreement, cioè il contratto di riservatezza, in cui si devono prevedere anche delle clausole penali nel caso in cui i dati vengano divulgati a operazione in corso o in caso di mancata chiusura, perché naturalmente questo è un passaggio abbastanza significativo. Diciamo che la parte privacy rientra normalmente nel contesto della due diligence legale, quindi magari si verifica insieme ai contratti, si verifica insieme alla tenuta dei rapporti di lavoro oppure delle questioni tributarie che sono in piedi o dei contenziosi teorici e invece in essere di un'azienda. Diciamo che comunque la parte cyber security a questo è molto legata, quindi un assessment su quel profilo andrebbe comunque fatto, perché non dimentichiamoci che nel momento in cui c'è un data breach è privacy, ma di fatto data breach avviene per una performance molto scarsa della cyber security aziendale. Ma allora, su questa cosa specifica, mettiamoci in un caso in cui nel merge acquisition si hanno dei clienti comuni, c'è un'azienda più strutturata e una meno strutturata. L'azienda più strutturata ha la gestione corretta, ecco, del GDPR, della gestione del dato, mentre quella meno strutturata per lo stesso cliente non ce l'ha. C'è la possibilità che magari questo cliente, come dire, si rivalga anche sull'azienda grande, perché nel merge dei dati sono scappati e quindi la gestione non è più compliant? Beh, come in tutte le vicende relative al trattamento dei dati, bisogna vedere chi è il titolare, chi è il responsabile, insomma, si tratta di capire anche chi ha determinato il data breach. Quindi nel contesto dell'operazione difficilmente chi acquista si trova ad avere responsabilità, salvo che non agisca direttamente con colpa o con dolo, cioè non si dimentichi i PC su una panchina, difficile, oppure non si trovi a subire un attacco informatico, oppure non utilizzi i dati in maniera impropria. Cioè, queste sono situazioni che sono quelle più comuni, diciamo. Mentre invece chi chiaramente si trova con una compliance, diciamo, rudimentale, è molto più esposto a rischi di questo tipo, in particolare quando opera in M&A. Questo è effettivamente un rischio concreto. Diciamo che nel contesto dell'M&A la compliance della privacy tendenzialmente aumenta, non varia o diminuisce sensibilmente il valore dell'azienda acquisita e poi può anche determinare appunto il mancato closing. Non so se sono riuscito a essere esauriente. Sì, sicuramente. Sì. Mi hai ascoltato?
Bene, diciamo che la digitalizzazione della società negli ultimi, cioè diciamo adesso subito dopo appunto la pandemia, ha accelerato considerevolmente la necessità di, diciamo, di avere più, di dare più attenzione alla tutela dei dati. Perciò oggi il rispetto della privacy non è più un problema, come si diceva, è anche un asset, no? Per le aziende. Mettiamo appunto un esempio, diciamo, dalle grandi imprese tech, ma anche dei piccoli commercianti che magari decidono creare un proprio sito e-commerce, come è successo appunto per la pandemia. Questo ha portato dopo ha portato che tante persone venissero incontro a queste alternative un po' più digitali, no? Perciò anche in questo caso, come si diceva, se uno decidesse di creare un sito e-commerce, ce n'è la necessità appunto di tutelare i dati personali dei propri clienti. Poi inoltre, come si diceva, che la violazione del GDPR, oltre che portare sanzioni che possono essere anche piuttosto elevate, potrebbe minare significativamente la credibilità di un brand, vista appunto la maggiore sensibilità attualmente degli utenti, perché adesso siamo tutti collegati, abbiamo un'altra, come dire, un'altra visione riguardo ai dati personali e il suo trattamento. Perciò possiamo dire che quindi adesso è sempre più richiesta un'attenzione rafforzata da parte dei soggetti che trattano appunto i dati personali, cui devono conoscere a fondo o almeno cercare di avere delle consulenze appunto di chi conosce questa normativa e conoscere la disciplina per poterla applicare e capire appunto le implicazioni, no? Per poter prendere le misure tecniche, organizzative, di sicurezza e tutela degli interessati che sono appunto previste nel GDPR. Perciò, Massimo, ti ringraziamo per questa tua consulenza, diciamo, per tutti e per la divulgazione di questi concetti molto importanti. Non so se vuoi aggiungere altro, Claudio? No, no, sicuramente è stato un webinar molto interessante. Sono dei temi, come dire, spesso sottovalutati, che però possono o creare dei problemi all'azienda oppure diminuirne il valore, soprattutto nella situazione del merger acquisition che abbiamo detto prima. Quindi è un qualcosa da tenere in conto, molto importante, e che può dare anche ulteriori sviluppi all'azienda e ulteriori asset aziendali. Quindi, sì, è stata veramente interessante. Se ci fosse anche la possibilità, diciamo, prossimamente di fare un qualcosa più specifico, parlare magari anche con qualche nostro cliente della cosa, ben venga, ecco, coinvolgeremo un'altra volta Massimo, sicuramente. Molto volentieri, grazie mille dell'invito. Bene, grazie mille. Massimo, so che sei sempre pieno di impegni, quindi grazie per averci dedicato una mezz'oretta del tuo tempo. Bene, speriamo di rivederci in un nuovo episodio. Ricordo a tutti che potete rivedere l'episodio sui nostri canali social o sul sito fidev.consulting. Grazie anche a voi, Pamela e Claudio. Grazie, grazie mille. A presto. Grazie, Alla prossima anche a puntata. te. Ciao a tutti. A presto. Ciao.